Nel tuo Amarcord invece, Beppe, ci parli di una Milano-Sanremo di qualche anno fa, dove protagonista un campione che qualche giorno fa ha compiuto 80 anni qua con noi. E non li dimostra assolutamente, è un giovanotto. Gianni Motta, ciao. 43, ciao. Sono 80 anni, sono del 43. Ah, ok. Sono del 43, esatto. quindi non ha 80. Non sono 80 anni, è solo un ragazzo del 43. Del 43. Grandi. E allora Gianni, Beppe Ciao, racconta Gianni. Una storia che ti riguarda, l'ascolti con noi, poi se sbaglia qualcosa ci pensi tu a bacchettarlo. Beppe ne sa di storie. È infallibile. Grazie Gianni. Sì, vediamo questa Sanremo che magari ancora un po' brucia, rivederlo. Guardate Gianni Motta quanto era giovane, e di Merckx. Siamo nel 1967, pensate, non era ancora il cannibale dei giri, dei tour, e di Merckx, ma aveva già vinto nel 66 la Sanremo, ma nel 66 Gianni Motta, poi lo vedremo, dominò il Giro d'Italia e pensava di riuscire a vincere anche la Milano-Sanremo. Fuga a due, attacco di Motta a 30 km dall'arrivo, ma all'ultimo chilometro vengono ripresi Motta e Merckx da Gimondi e da Bitossi. Volata, primo Merckx, secondo Motta. Uno sprint che brucia ancora. Gianni Motta arrivò secondo in quella Milano-Sanremo, battuto da Eddy Merckx, che però era al secondo centro e ne avrebbe vinte sette Milano-Sanremo. Ma Gianni Motta, la stagione precedente, qui vediamo il volto della delusione, ma la stagione precedente dominò alla grande il Giro d'Italia contro Jacques Anquetil, contro Gimondi, contro tutti i grandi rivali che erano all'epoca in gara. Il giro che si concludeva a Trieste, Gianni Motta spodestò Vittorio Adorni dalla classifica per la maglia rosa e arrivò trionfalmente a Trieste. Lui, 1943, aveva 23 anni e dominò questo Giro d'Italia, ripetiamo, contro Gimondi, Adorni, Jacques Anquetil, Italo Ziglioli, che per la terza volta consecutiva arrivava secondo, e queste sono le immagini trionfali con questo cartello Motta lassù qualcuno ti ama, ed era rivolto a Fausto Coppi che ci aveva lasciati soltanto da 6 anni. Guardate l'immagine di questo giovane ragazzo 23enne che a Trieste vince il Giro d'Italia e si lascia andare a un po' di commozione più che mai doverosa, visto come seppe dominare questa corsa. Gianni, che ricordi hai? Beh, questo spezzettone finale del giro mi ha fatto venire la pelle d'oca. La sento ancora. Immagino. Ancora perché, e me lo ricordo che mi sono emozionato, ci mancherebbe altro, perché era troppo bello, 23 anni. Poi appunto, non so, vedete anche voi la folla che c'era, quante gente, il cartello Motta. Quindi, poi è stato anche un bel Giro d'Italia, combattuto al massimo, Io ho avuto a che fare molto anche con delle contestazioni che mi venivano dagli sportivi, dai tifosi di Gimondi, che non so, pompati da chi, che dicevano che io correvo per Anquetil, invece no, io correvo per battere tutti possibilmente, e ce l'ho fatta. Quindi sono riuscito a superare anche quel momento lì. Questa qui invece la Sanremo, quando eravamo via io e Eddy. Sono partito io in Berta. Brucia ancora? Come? Brucia ancora quella Sanremo, Gianni? No, ci mancherebbe altro. Quando sei battuto e basta. Se poi sei battuto bene dal più forte, non brucia niente. Ero partito io sul Berto, ho preso 70-80 metri. Attenzione a quello che vi dico. Quando mi sono girato dopo Imperia, ho visto che c'era un corridore che mi seguiva. Dopo un po' guardo e dico, per fortuna ce n'è uno che quando scatto riusciamo a essere in due, perché di solito rimanevo da solo quando andavo in salita, poi si mettevano d'accordo, mi prendevano in due, io facevo già un calcolo, non pensavo a tutto quello che fosse arrivato, pensavo che era bello averne uno insieme dopo una salita, che si poteva anche organizzarci per andare all'arrivo, dopo vince il migliore. Sì, si conosceva chi era Eddy un pochino, perché aveva vinto la Sanremo l'anno prima, però si pensava anche al solito belga, no? Non al belga, sai, Van Looy, Vastenbergen, eccetera. Si pensava a un belga che poi, a parte le vittorie che ha fatto, un belga che vince quanti giri d'Italia e quanti giri di Francia. Comunque, poi dopo...
quasi quasi eravamo d'accordo che no, eravamo d'accordo. Colpo di scena. Che cosa? Non so, però abbiamo parlato un po' troppo che è rientrato Gimondi e Vitossi. E fin lì niente male, no? Perché eravamo d'accordo, glielo potete chiedere. D'accordo che io davo una mano ad altre corse, in altre corse, no? Qui eravamo in Italia e allora andavo, forse avevo un po' di paura. Avevo ragione anche. Sono rientrati loro due, ci siamo girati, li abbiamo visti lì in mezzo alle macchine a 100 metri, sono rientrati. Vabbè, è partita la volata, io ero in quarta posizione e cercavo di anticiparli. Come sono arrivato in fianco di Vitossi, non so se l'ha fatto volontariamente, io penso involontariamente, ho dovuto frenare un attimo, è stato quell'attimo che ho perso per 20 centimetri. Però sono le corse, ho visto adesso la mia faccia come era tutta smorfiata perché ho perso, perché dopo c'era gente che mi diceva Gianni, il secondo va bene, ma no, il secondo non vale niente su certe corse, niente. Grazie a Gianni Motta, grazie, questo ragazzo Gianni. Del 43 che va ancora in bicicletta, quindi certo. Davvero un giovanotto. E abbiamo proprio Eddie Merckx, grazie sì. Gianni.